Eccoci qua, buongiorno e ben ritrovati in diretta. Oggi parliamo con il professor Enzo Soresi, pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Ok, no, no, volevo No, fare il non saluto. sono dei tumori, sono ospedali in guarda. Mi guarda, mi Sì, scusi, ho prego, avuto prego. informazione Io ho sbagliata. lavorato per 30 anni in ospedali di guardia. Ah, ok, E adesso allora faccio il libero adesso. professionista. Ah, molto bene. Allora, oggi parliamo, intanto essendo pneumologo, noi diamo libertà ai nostri telespettatori di fare domande anche che riguardano Certo, l'ambito della assolutamente, pneumologia. pneumologia. Quindi se avete delle domande da fare, 0239352711. Allora, professore, intanto, che cosa sono i mitocondri? Allora, i mitocondri sono dei batteri che 4 miliardi di anni fa erano sulla Terra. Sulla Terra c'erano due popolazioni di batteri, i mitocondri e gli archei. Dopo 2 miliardi di convivenza, il mitocondrio è entrato nell'archeo e ha dato vita alla cellula eucariota, cioè ha dato vita alla vita. La cellula eucariota è la cellula che poi ha fatto esplodere tutta l'evoluzione degli animali, delle piante. E in ogni nostra cellula muscolare ci sono da 200 a 300 batteri mitocondriali, che sono quelli che producono energia e ci fanno stare bene. Come ha fatto il mitocondrio ad entrare nell'archeo? È stato un meccanismo di endosimbiosi, che è un percorso biologico stranissimo, descritto da una ricercatrice negli anni 60, molto complesso, che però ha dato luogo a questo tipo di evoluzione. Quindi, in sostanza, i batteri mitocondriali sono i batteri che ci danno l'energia, quando noi mangiamo loro elaborano il cibo e lo traducono in ATP, che è una molecola che ci dà proprio energia. Ok, quindi è una molecola che ci produce energia, che ci permette di fare tutto, immagino. Ci permette di fare tutto, quindi può essere quando siamo stanchi, sono i mitocondri che non ce la fanno, perché la bellezza dei mitocondri è che si correlano alle nostre esigenze, quindi se noi ci mettiamo a correre, i mitocondri si moltiplicano e ci seguono, perché loro sono in grado di aumentare il loro potenziale energetico. Ecco, quindi noi abbiamo sempre conosciuto l'esistenza dei mitocondri, insomma, voi medici la studiate quando siete in fase di, A scuola, insomma, tutti a noi studiamo scuola e mitocondri, poi ce li all'università. dimentichiamo, ma anche i medici se li sono dimenticati, perché la medicina li ha un po' abbandonati. Io invece li ho dovuti riprendere per un percorso che poi magari svilupperemo assieme. Ok, allora io ho una telefonata, chi parla? Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, come volevo si... fare una domanda al dottore, se era Sì, possibile. dica, prego. Come si chiama lei? Dunque, mi chiamo Vito, ho Vito. semplicemente 88 anni. Complimenti. Grazie. Sono da circa 6 mesi molto alterato per la questione della creatina, Creatina. ovvero sì. Ultimamente mi è stata con l'ultimo esame del sangue trovata a quasi 5 e mi hanno tutti detto che sarei già arrivato alla soglia della dialisi. Ah, E volevo ok. chiedere un consiglio, così, come posso dire, spassionato, una parola No, inutile. certo. Allora, diciamo che si allontana un po' dal contesto d'azione del professore, Sì, però giusto? per mia Però esperienza. Dico adesso, perché scusi, è uno pneumologo, però pneumologo. guardi, è Sì. disposto a darle comunque un Assolutamente consiglio, sì, eh? perché io sono convinto che le convenga subito entrare in dialisi, proprio perché tenendo la creatinina così elevata corre il rischio di creare dei danni cardiaci, danni muscolari e anche danni renali. Per cui la cosa migliore è fare prima la dialisi. C'ho un amico con cui gioco a golf, che ho convinto a entrare in dialisi con una creatinina di 4,6, sta benone, fa la dialisi 2 o 3 volte a settimana e ha cambiato vita proprio. Continuiamo a giocare a golf avendo anche 87 anni. Ma Quindi, pensa, questo Sì, è un grosso consiglio. Una cosa sola, poi la lascio libero. So che ci sono due tipi di dialisi, quello appunto delle 3 ore ogni 2 giorni, oppure quello che si può fare con il catetere nello stomaco, quella lì, nella allora, pancia. si chiama dialisi peritoneale, che si fa di notte. Peritoneale. Sì, no, io gliela sconsiglio. Io direi, mi appoggerei in un bell'ospedale, dove va un paio di volte a settimana, fa la sua dialisi precisa, riprende una vita brillante e a 88 anni non fa altro che recuperare. Lei è stato molto cortese e grazie del vostro servizio. Auguri. Buona Grazie giornata. Della telefonata.
parte, e complimenti insomma al professore che risponde anche su temi. Quando dicevamo tanti anni di studio, tanti anni di esperienza, permettono anche di rispondere, dicevamo, a contesti non specifici rispetto a quello che stiamo trattando. Adesso parliamo di pneumologia, ma in particolare ci stiamo concentrando sul ruolo importante, importantissimo dei mitocondri. Allora, e tra l'altro ha scritto anche un libro sui mitocondri. Io ho scritto un libro che si chiama Mitocondrio Mon Amour. Perché l'ho scritto? Nel 2016 l'ho scritto perché nel 2012 negli Stati Uniti hanno preso 20 sessantenni, gli hanno fatto la biopsia del muscolo della coscia del quadricipite e l'hanno comparata alla biopsia di 20 diciottenni volontari. Cellula muscolare vecchia, mitocondrio vecchio, l'esito si chiama sarcopenia, che vuol dire perdita di muscolo, e quindi la vecchiaia è perdita di muscolo e infiammazione, perché il DNA dei mitocondri che va nel sangue infiamma in quanto sono batteri non omologati dal nostro sistema immunitario. Hanno preso questi sessantenni, li ha messi in pedana 40 minuti tre volte alla settimana per 6 mesi, dopo 6 mesi ha rifatto la biopsia, cellula vecchia, mitocondrio uguale 18 anni, ecco mitocondrio Mon Amour, cioè l'attività fisica è la base della nostra salute. Perché io non sono morto di infarto a 50 anni? Perché ho sempre fatto sport, ho cominciato a giocare a calcio, poi a tennis, adesso gioco a golf, regolarmente sabato e domenica quando posso faccio 18 buche di golf, nonostante anche abbia un'età. Quindi anche camminare il golf, no? Il golf ha una doppia valenza, da una parte si cammina, dall'altra parte si continua ad apprendere qualcosa di nuovo, perché imparando qualcosa in età avanzata si costruisce con le cellule staminali del cervello un'area nell'ippocampo, che è il nucleo della nostra memoria esplicita, che serve per quello che stiamo studiando. Quindi se io mi metto a studiare il cinese a 80 anni, le cellule staminali vanno all'ippocampo e costruiscono una mappa per il cinese. Noi siamo plasticamente sempre evolutivi, quindi più noi operiamo in senso, per esempio, studiare la memoria. Quando devo studiare la memoria, sai cosa fanno i mitocondri? Si moltiplicano, perché ci serve energia. Quindi loro ci sono sempre. Qual è il problema che sto affrontando? E ne parlo a voi perché voglio che mi aiuti. Io qualche anno fa è entrata da me una signora che stava bene, era un interprete parlamentare, nuotava tutti i giorni, per una polmonite le è andato un antibiotico della famiglia degli idrossiflorochinolonici, ciproxin, levofloxacin, tavanic, sono antibiotici che vanno usati dai medici con grande attenzione perché possono dare dei danni mitocondriali. Negli anziani li danno, purtroppo c'è una popolazione di giovani che paga questi danni, evidentemente perché hanno dei mitocondri non adeguati. Quindi mi sto trovando adesso in questo percorso, sto cercando di aiutarli, perché i danni che hanno sono danni importanti, rimangono come invalidi, pagano dei danni neuropatici periferici, quindi dolori alle gambe, difficoltà al cammino. Ma perché vengono commercializzate? Purtroppo sono antibiotici, vedete, tutta la famiglia degli antibiotici, andando avanti con gli anni si è creata l'antibiotico resistenza, per cui il medico usa questi chinolonici convinto di fare del bene. In realtà usando questi chinolonici può pescare uno su X, non sappiamo quanti sono, che pagano del danno, e quindi si sta creando una epidemia strisciante su cui io sto cercando di entrare, capire e aiutare. E cercare di capire, di intervenire prima, ormai anche dopo. Insomma, a mio avviso il medico non dovrebbe prescriverli perché non ha mai la certezza di chi ha davanti. Io posso davanti quello che prende i chinolonici e paga il danno, quindi il medico dovrebbe non prescrivere più questi farmaci, tant'è vero che l'AIFA continua ad alzare l'asticella dei farmaci dicendo usateli solo in casi gravissimi, perché si sa che danno danni importanti. Ma in tutto il mondo, negli Stati Uniti c'è una fondazione che aiuta questi floxati. Io li sto aiutando come? E qui è stato un colpo di fortuna. Io scrissi il libro Mitocondrio Mon Amour del 2016, e in realtà in medicina non c'è nessun esame che faccia capire come stanno i vostri mitocondri. Una volta che sono state stabilite le malattie genetiche, poi il mitocondrio come sta nessuno lo sa. Da 2 anni finalmente c'è un esame che è il dosaggio del coenzima Q10, che è quello che mangia il mitocondrio. Quindi il coenzima Q10, che esiste come integratore, è quello che mangia il mitocondrio. E finalmente un laboratorio, che è la SILAB, fa questo esame, per cui io chiedo il dosaggio dei radicali liberi, il dosaggio del coenzima Q10, e in base a questi due valori io mi rendo conto se sotto c'è uno stress mitocondriale. Cosa vuol dire? Che se il coenzima Q10 è basso e i radicali liberi sono alti, il mitocondrio lavora male, quindi produce radicali liberi, non elabora bene, quindi io non ho energie, pago uno stato di stanchezza, di sofferenza, e non so perché.
Quindi questa è la grande novità. L'altra novità ancora più potente in cui sono entrato, sono stato molto fortunato, se calcolate che io ormai sono fuori dall'ospedale da tanti anni, ho trovato un percorso universitario di ricerca legato al professor Massimiliano Ruscica e alla sua collaboratrice dottoressa Chiara Macchi, che hanno elaborato questo esame portato dagli Stati Uniti che si chiama MitoStress. Il MitoStress è un esame innovativo di ricerca pura in cui si prende dai globuli bianchi il mitocondrio, lo si mette in cultura e si vede come lavora. Benissimo, in questi casi defloxati il mitocondrio non lavora adeguatamente, quindi parte bene, ha una buona capacità operativa, quando però io gli chiedo energia lui non ce la fa. E che cosa stiamo vedendo? Floxati? Fibromialgia. La fibromialgia è un'altra malattia molto strana, malattia di confine, malattia in cui danno gli antidepressivi. In realtà stanno studiando la fibromialgia in università con questo esame e sta emergendo che anche nella fibromialgia il mitocondrio non è operativo adeguatamente. La terza cosa interessantissima su cui mi sono trovato sempre in piena azione è il long covid. Avete tutti sentito parlare dei danni, cioè qualcuno si ammala di covid, poi è stanco, perdita di memoria, fatica a camminare. Sì. Insonnia e a volte anche fibromialgie post covid. Tant'è vero che io ricevo continuamente mail di questi danneggiati dai floxati e li sto aiutando. Una che aveva preso gli antibiotici, ha avuto il danno neuropatico, dopo due mesi è andata in pronto soccorso e ha fatto diagnosi di fibromialgia. Quindi quanto la fibromialgia invece è legata a questi antibiotici? È tutto da scoprire. Per fortuna c'è un team. Ma veniva dato anche questo antibiotico durante il Covid? Ma viene dato per la cistite, viene dato sempre, perché il medico purtroppo non stando attento al foglietto, li prescrive anche situazioni banali, quindi vanno usati solo in situazioni veramente importanti, direi solo a livello ospedaliero, e finché non abbiamo le idee chiare sui mitocondri, a mio avviso questi antibiotici non andrebbero mai prescritti. Allora, chi parla? Pronto? Buongiorno. Io sono Paola. Paola, buongiorno. Buongiorno dottore. Buongiorno. Io ho un ragazzo con mille problemi. No, le volevo solo chiedere, la sarcoidosi è preoccupante o... Ma lui ne ha mille di problemi comunque. Ok, signora, adesso le risponde. Grazie Paolo, un saluto. È una domanda importante la sarcoidosi, perché è una malattia sistemica che nasce a livello polmonare, ma è importante in funzione dello stadio in cui viene identificata. Calcolate che l'ospedale di Guardia è stato il primo a occuparsi di sarcoidosi negli anni 70, noi avevamo un centro di pneumologia che ha fatto proprio un centro per la sarcoidosi. A tutt'oggi la sarcoidosi è considerata una malattia autoimmune, viene curata col cortisone, è importante se il polmone è fortemente colpito, ma se viene seguito bene il paziente con terapie adeguate, a mio avviso può avere una buona qualità di vita. Possono avere anche remissioni spontanee. Pensate che io sono figlio di medico, mio padre faceva i disegnini sulle schede cliniche e io vedevo dei linfonodi attorno al cuore, perché era una malattia sarcoidotica iniziale. Poi vengono tenuti in sorveglianza e i linfonodi scompaiono da soli, quindi una malattia che può avere remissioni spontanee lunghissime. Quindi sì, c'è anche un po' speranza questa. E a tutt'oggi nella sarcoidosi non c'è la causa scatenante. E la cosa interessante che è successa a un mio nipote purtroppo è stato operato di melanoma e ha fatto una terapia con degli immunanticorpi. Gli immunanticorpi hanno cambiato completamente la prognosi del melanoma. Fino a pochi anni fa era una malattia mortale, adesso è una malattia con cui si guarisce grazie a due immunanticorpi. E cos'è stato interessante? Che con gli immunanticorpi ha avuto una sarcoidosi, per fortuna banale, e guarito rapidamente. Quindi viene confermato che la sarcoidosi è una malattia autoimmune. Penso che la prospettiva possa essere, come tutte le malattie autoimmuni, di un anticorpo biologico che la blocca. Ecco, quindi signora, abbia fiducia. Se il ragazzo è giovane, penso che fra non molto potranno emergere degli anticorpi specifici per la sarcoidosi. Beh, guardi, lei sta dando anche un po' di speranza ai nostri spettatori, perché la medicina va avanti, lo studio, la ricerca, quindi questo noi dobbiamo fare anche affidamento a queste menti che lavorano per noi. Sì, come vi dico, io sono una mente fortunata, perché vedete, io ho scritto tanti libri. Il mio primo libro nasce da un'amicizia con un filosofo che era il professor Umberto Galimberti. Galimberti mi
pigliava in giro dicendo che la medicina si occupava solo dell'organo. Io gli dicevo: no, la medicina, alla luce della biologia, della psico-neuroendocrinologia, è olistica. E lui mi disse: queste cose scrivere, scrissi Il cervello anarchico, che è un libro che ha fatto 60.000 copie, 14 ristampe, pubblicato da Lohut, e sviluppa tutto il tema della comunicazione cellulare. Noi siamo fatti di cellule che parlano. Meglio parlano, meglio stiamo. Peggio parlano, peggio stiamo. Quanto gioco le emozioni del colloquio, lo potete capire. Eh certo. Allora, io prendo un'altra telefonata, poi andiamo in pubblicità. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Livia. Buongiorno. Ancora, io volevo farti una domanda, dottore, che... Sì, come ti chiami? Come ti chiami? Giovanni. Giovanni, ok, dici pure. Sono da 4 anni che io mi sento un po' disturbato sulla notte. Di notte non riesci a dormire? Quanti anni hai? Sì, sono 70 anni. 70 anni? 60. Ok. 60. Ah, 60. Sì, ma c'è un problema perché improvviso, quelle che immagino magari davanti al giorno, o ho qualche stress del giorno, mi viene di notte, mi spunta di notte a mezzanotte, a qualche ora. Le viene in mente, diciamo così, di rivivere quelle emozioni di tensione, di paura, di ansia che lei ha vissuto durante la giornata, poi danno immagine di sé di notte. Esatto. Ok. Esatto. Poi si addormenta? Com'è? Riesce poi ad addormentarsi o la notte diventa una notte in bianco? No, riesco ad addormentarsi, però mi sveglio così improvviso. Ok, lei si sveglia di subalzo. Sì, ma si può far aiutare dal medico di base. Sono immagini che io voglio mettere proprio a punto. Ok, una presa coscienza di qualcosa, sì, che va affrontato e anche superato. Grazie, adesso le risponde. Grazie, Giovanni. Grazie mille. Prego, dottore. Allora, il problema del sonno è un problema che colpisce milioni di italiani, sì, ed è un problema complesso. Quindi questo sonno che lui ha disturbato perché è iperattivo con la mente è un discorso che può affrontare. A mio avviso c'è un bel libro di un amico psichiatra, si chiama Bruno Renzi, e il libro è Autoipnosi, c'è anche un disco annesso. Ah. Lei può comprare questo libro, se a Milano c'è l'edizione Anima. Uh-huh. E questo libro c'è un dischetto, lei lo mette sulla sera e piano piano la rilassa e fa un'autoipnosi con cui si addormenta serenamente. Mi ricordo che quando ero da poco laureato in medicina, sono arrivato a New York, ospite di un amico di mio padre ebreo, scappato durante la guerra e viveva a Brooklyn, faceva il medico a Brooklyn. Io arrivai di sera in questa città di New York, in questa grande casa, giro, e lui in un lettino che stava dormendo, si era addormentato con l'autoipnosi. Ai. Da allora mi è rimasta impressa perché è una tecnica molto semplice con cui lei può evitare i farmaci. L'alternativa invece è andare dal medico, farsi dare un po' di benzodiazepine in gocce che la rilassano e le prende per un certo periodo. Una volta che poi ha creato il feedback positivo, dopo decade l'insonnia e non serve più usare i farmaci. Molto interessante, l'autoipnosi quasi quale soluzione alternativa valida ai farmaci, perché insomma poi i farmaci... Certo, però ecco, non demonizziamo i farmaci. Sono i nostri amici. Molto meglio dormire con i farmaci che non dormire, perché l'insonnia purtroppo crea problemi sul sistema immunitario, crea problemi sul sistema biologico, e quindi meglio dormire aiutati per un certo periodo da farmaci regolari. Io gioco a golf con una mia amica che ha 77 anni e da 30 anni prende farmaci per dormire. Se non li prende non dorme e va in ansia, perché è un feedback negativo, questo è. Ok, anche perché durante la notte, ma la notte c'è un percorso notte di riposo di tutto. Anche di tutti nella notte succede tutto. Il sistema immunitario di notte è attivissimo, soprattutto durante la fase del sonno REM, in cui ci sono i sogni. Durante i sogni si potenzia tutto il sistema cognitivo, il sistema delle memorie, quindi il cervello è come se avesse un bagno di giovinezza quando voi dormite e sognate. Bellissima questa cosa. Adesso vado in pubblicità, ci vediamo fra un attimo con il professor Soresi, andiamo avanti con questo, diciamo così, confronto molto molto interessante, che lascia anche delle belle prospettive per il futuro. Arriviamo. Ma che fa? Parla da solo. Lavoro, mi sono messo in proprio. Dovrei ristrutturare casa per fare l'ufficio, ma è un grande passo. Ne faccia due di passi e vada da Compass. Da Compass per un prestito basta un giorno. Più prestito di così. Vieni in filiale. Da Compass per un prestito basta un giorno.
questa calda estate alla Mondo Flexi Riposo è assicurato. Ho sempre pensato che i nostri prodotti sono elementi molto importanti per migliorare la qualità della vita, perché noi come voi abbiamo un unico obiettivo importante: prenderci cura della nostra salute. Voglio farvi dormire bene, voglio farvi riposare bene. Ho riempito i magazzini di merce, ho trovato questo vecchio volantino datato dicembre 2014 e a distanza di 9 anni voglio proporvi la stessa promozione. Una rete con alzata motore a 5 snodi con cursore di rigidità, con un materasso in memory a lavorazione bugnata detraibile dalla spesa sanitaria a soli 620 euro, con pagamenti rateali personalizzati fino a 30 rate mensili. E sapete cos'è la serietà della Mondo Flex? Che tutte le promozioni che io vi propongo le trovate in pronta consegna nei nostri punti vendita. Sono iniziati gli attesissimi saldi estivi. Tanti prodotti di fine serie, da campionatura, da esposizione, letti, divani, poltrone a prezzi veramente bassi. I saldi estivi sono un'ottima occasione per noi per svuotare i magazzini, per far spazio alle nuove collezioni e per voi per poter acquistare prodotti di alta qualità a prezzi veramente bassi. E poi seguite il nostro sito mondoflex.it. Ogni settimana troverete l'angolo dell'offerta speciale. Pezzi unici a prezzo di costo. Ma le promozioni non terminano qui, perché sulle nuove collezioni di letti e divani continua la grande promozione. L'IVA non la pagate voi, ma la paghiamo noi. Facciamo proprio di tutto per accontentarvi. E poi vi ricordo il nostro servizio a domicilio per tutte le persone che non possono venire in negozio. Chiamate, prenotate una nostra visita a casa vostra. Ma ascoltate bene, noi della Mondo Flex non verremo mai a disturbarvi se non sarete stati voi a chiamarci. Voglio condividere con voi una novità, un'anteprima. A settembre avremo una nuova apertura, un nuovo punto vendita a Chiari in provincia di Brescia. Vogliamo essere sempre più vicini a casa vostra. Per la vostra salute scegliete un'azienda presente da oltre 20 anni, perché per far bene questo lavoro ci vogliono anni e anni di esperienza. Materassai non ci si improvvisa. Scegliete Mondo Flex, perché Mondo Flex fa la differenza. Walter Di Gemma, Sabrina Musiani, sempre con voi alle 20:30 su Antenna 3 con Voci in Piazza ogni domenica. Certo, ma non saremo da soli. No, ci saranno tantissimi ospiti, cantanti, orchestre, di tutto e di più, e anche ballerini. Certo, ci saranno anche i No Comment. Allora, noi ci continuiamo a confrontarci anche durante per la pubblicità. Per questo dobbiamo poi fare altre trasmissioni su questo argomento. Soresi, dicevamo, pneumologo, ha realizzato e scritto tantissimi libri, molto interessanti. Stiamo parlando dei fluxati. Lei già ha introdotto la questione. Quindi noi come ci dobbiamo comportare? Ci sono alcune patologie che vengono di norma curate con gli antibiotici. Noi lo diciamo, lo sottolineiamo. Gli antibiotici, laddove è opportuno prenderli, sono veramente un aiuto importantissimo, perché insomma grazie agli antibiotici, certo, non si muore più per alcune patologie, professore. Quindi questo lo diciamo, ma come in tutte le cose poi la scienza studia e verifica, ci sono alcune situazioni per cui alcuni tipi di antibiotici possono essere dannosi sulla base anche di chi li prende, no? Esatto. È lì la differenza. Tant'è vero che si chiamano fluxati perché quegli antibiotici sono i grossi fluoroquinolonici, quindi fluxati è una sintesi che questi soggetti danno al loro danno. Allora, evidentemente c'è una quantità di Homo sapiens a tutt'oggi non identificata che ha un mitocondrio non adeguato. Quindi la novità che io posso finalmente toccare con mano grazie a questo esame del mitostress è identificare queste persone. Quindi in linea teorica, per assurdo, questo esame andrebbe fatto ai bambini per vedere se il mitocondrio è adeguato. Sono attivi. Perché tutte le malattie genetiche mitocondriali sono state definite. Quindi qui sta emergendo una mitocondriopatia tutt'oggi non identificata, che paga il danno da antibiotici, da Covid.
chiaro? Ed altre cose che non sappiamo. Ecco, il Covid ne sappiamo benissimo. Quello che è interessante è che queste persone sono già critiche prima, sono persone che sono stanche, hanno scarsa concentrazione. Adesso io ero in vacanza in Grecia, io eravamo in 7 amici, una non la conoscevo, una donna di 75 anni che ha detto: ah, ma a me hanno detto che ho la fibromialgia, sono sempre stanca. Quando torno le faccio fare questi due esamini, radicali liberi dell'ossigeno, coenzima Q10. Se sono alti i radicali e basso il coenzima, il mitocondrio non funziona bene. E come lo aiutiamo? Lo aiutiamo con nutrizione, alimentazione. Calcolate che al mitocondrio piace il formaggio di capra, ad esempio. Io quando mi sono ammalato di Covid nel febbraio 2020, febbre a 40, ricovero all'ospedale di Monza, grazie a Dio un mio collega di riguardo mandò il protocollo per cui col cortisone sono guarito perfettamente. Uscito dall'ospedale io non riuscivo a fare un gradino, avevo perso 8 kg, quindi bruciati tutti i muscoli, perché stress mitocondriale. Come ho recuperato? Con una scaletta che avevo in campagna, che facevo 20 volte al giorno. Quindi sport e peptidismo, alimentazione a base di formaggio di capra. C'è un prodotto in commercio che io prescrivo, si chiama Peptivis, che ha dentro dell'idrossibutirato, che è quello che c'è nel formaggio di capra. Io con due bustine al giorno alla scala in 2 settimane avevo recuperato forza, chiaro? Quindi l'attività fisica vi fa recuperare se siete adeguati. Qual è il problema di questi floxati o di questi del long covid? Che se fa l'attività fisica il mitocondrio non ce la fa. Quindi io spero progressivamente con l'esame del mitostress. Ecco, loro si sentono talmente stanchi che non riescono a fare questa attività. No, il mitocondrio non gli dà l'energia, è un mitocondrio critico, è quello che stia mettendo a fuoco. Capito? Okay, cioè, come se io individuare perché quella persona ha i mitocondri non funzionanti. Questo non è semplice, perché in teoria è un DNA mitocondriale adeguato, quindi entriamo in un meccanismo genetico. Non lo so, per fortuna, come vi dico, io ho una certa età, non sono più ospedaliero, però un team ospedaliero che fa capo, la professoressa Gualdierotti, il professor Rusci, la dottoressa Chiaramacchi, si sta occupando di questo problema. Io mi auguro possano arrivare a amplificare questo esame, che per adesso è un esame di nicchia, proprio un esame che si può fare solo con una donazione, non si può neanche pagare. Adesso per esempio con il welfare della TM io organizzo uno studio sul mitocondrio, prendiamo 20 autisti che sono sedentari e in sovrappeso, facciamo l'esame del mitocondrio e basale, vediamo i risultati, poi gli diamo 3 mesi attività fisica, stile di vita, alimentazione, vediamo dopo 3 mesi se migliora tutto. Allora, noi spesso ci ritroviamo insomma nel periodo estivo anche a fare i conti con le diete, con questa corsa alla forma fisica, che però in realtà dovrebbe essere una forma mentis per tutto l'anno. Sì, perché noi siamo onnivori, quindi tutto sommato io rispetto i vegetariani, perché il grande Veronesi è sempre stato un vegetariano, il vegetariano con i legumi ha adeguate proteine, però una volta è venuta da me una vegana, io le ho detto: signora, io rispetto la sua scelta, però vediamo come sta il suo mitocondrio. Gli ho chiesto il dosaggio del coenzima Q10, il mitocondrio non mangiava, aveva 200 con un minimo di 750, quindi il mitocondrio era affamato e quindi non poteva avere adeguata forza, energia. E certo, e quindi poi gli ho dato degli integratori. Però come vedete, quando si fanno delle scelte alimentari così severe, bisogna stare attenti, perché noi conviviamo con una serie di batteri. Il mitocondrio è anche il microbiota, è l'alta bomba che sta sovvertendo la medicina. Sì, la disbiosi che ne avete mai parlato di trasmissione del microbiota? Sì. Ma sapete cos'è il microbiota? È come se avessero scoperto 10 anni fa un organo che pesa 250 grammi fatto di batteri, che produce di tutto. Serotonina, dopamina, quindi io posso essere ansioso per colpa del microbiota, posso essere depresso per colpa del microbiota. Anche obeso, anche l'obesità dipende. Certo, obesità, microbiota. Insonnia. Quindi dal punto di vista biologico questo nuovo organo ha spiazzato la medicina, in maniera totale. Quando Boncinelli ha sempre detto che la medicina è una scienza, Giorgio Cosmacini ha scritto proprio un libro, la medicina è una scienza che si appoggia sulle altre scienze, è una scienza in progress. Dove adesso io mi sto dilatando verso la medicina, la fisica quantistica, perché anche lì ci sono dei percorsi di biorisonanza che possono ridare vita alla cellula. E si dice anche che l'intestino è il secondo cervello, non è casuale. È il secondo cervello perché ha scoperto il microbiota, lo scriveva già un libro, l'intestino è il secondo cervello, risale al 2006 quando io pubblicai Il cervello anarchico. Adesso con il microbiota l'intestino ha dentro un organo neuroendocrino che è come se fosse a tutti gli effetti un cervello. Ecco perché insomma una giusta alimentazione permette di
avere un alimentazione e attività fisica. Alimentazione e attività fisica. E controllo dello stress. Una microbiota tale che permette anche di fronteggiare in modo adeguato tutti quelli che sono i patogeni, insomma, perché poi è quello. Dovete sapere che il mio ultimo libro si chiama Come ringiovanire invecchiando. Perché l'ho scritto? Perché ho fatto un lavoro su di me con l'alimentazione, aiutato poi da un farmaco particolare, che è un farmaco che viene usato nel diabete, che è usato in prevenzione. Sostanzialmente io a 73 anni avevo un dosaggio di insulina molto elevato, mi ritrovo a 85 anni con insulina del valore di 3, come un bambino. Dormo 9 ore, quindi ho fatto un lavoro biologico, ho abolito gli zuccheri, ho abolito i carboidrati raffinati. Quindi che cosa ho fatto? Ho eliminato gli zuccheri. Perché? Io sono pneumologo. Se viene da me un signore che ha l'attacco con dentro un nodulo polmonare, per dimostrare che quel nodulo è un tumore, io chiedo la PET. Che cos'è la PET? Una scintigrafia emissione di positroni. E sapete con cosa si fa? Con zucchero marcato. Eh sì, perché si vede, si quindi illumina. Quindi glucosio, diciamo, marcato che viene bevuto avidamente, ma viene bevuto anche dove c'è artrosi. Quindi se io levo il zucchero all'organismo, io riduco l'infiammazione, riduco la vecchiaia. Perché non sono morto di Covid? Il Covid purtroppo ha fatto fuori i diabetici e gli anziani. Per lo stesso motivo, zucchero. Io non sono morto di Covid perché questo mio percorso alimentare mi ha portato appunto nel 2020 a avere un'insulina di 3, un'emoglobina glicata che legge l'andamento di zuccheri degli ultimi 3 mesi di 5.7, quindi bellissima, e una glicemia di 105. Quindi io ero pulito e ho potuto affrontare la malattia con 10 giorni di febbre a 40, mi sono fatto subito la calceparina, purtroppo non c'era la cultura del cortisone, appena arrivato il cortisone sono guarito. Quindi allora, quindi lei ha superato alla grande quel momento e si è saputo anche curare dopo, no? Perché nella ripresa se, che insomma, è se volete sicura. Invecchiare bene, il segreto a qualsiasi età è ridurre al minimo gli zuccheri, spostarsi su carboidrati diciamo a bassa concentrazione di glutine e quindi carboidrati integrali. Si chiama dieta mediterranea a basso contenuto di carboidrati. Questo è tutto il segreto, niente ecco, di più. Poi ci racconta un attimo anche della carne, perché siamo anche curiosi. Adesso... la carne, vedete, io sono un onnivoro, quindi io mangio di tutto. Soprattutto in età avanzata, un po' di carne cosa fa? La carne di vitellone ha dentro il coenzima Q10 che nutre il mitocondrio. Ah, il vitellone? Certo. Perché uno non mangia mai la carne rossa, dice la carne il vitellone rossa, è intermedio, non è una carne, la carne rossa è proprio la carne di manzo, il filetto. Invece il vitellone è una carne quasi bianca. Una bella bistecca di vitellone un paio di volte a settimana vi fa solo bene. E camminare, se voi camminate bruciate, ma come vi dico, vanno demonizzati gli zuccheri, non le carni, certo, ma prima di arrivare a un cancro indotto dalla carne bisogna mangiare tonnellate di carne. Mentre se voi siete a bagno di zuccheri siete esposti all'infiammazione, siete esposti alla depressione. C'è un bellissimo libro di un psichiatra inglese, La mente in fiamme, in cui lui sostiene che prima di affrontare a livello psichico, farmacologico, un paziente, andrebbe capito com'è a livello infiammatorio. Venne da me 2 anni fa una signora che aveva fatto 3 tentati suicidi, piena di psicofarmaci, era obesa e depressa. Allora lui ho chiesto i marker dell'infiammazione, era infiammata alle stelle, quindi ho lavorato molto sulla nutrizione, piano piano ho ridotto l'infiammazione. Riducendo l'infiammazione si favorisce anche la guarigione. Pronto, chi parla? Sì, buongiorno, sono Alberto. Alberto, buongiorno. Da quanto ho ascoltato, no? Mi è sembrato di aver capito che il protocollo di quello un po' annacciato, pallidiccio. Non sentiamo, al viva voce, perché non sentiamo. Mi sente? Malissimo, Alberto deve togliere la viva voce. Mi senti? Meglio forse. Ok, allora, in poche parole, da quello che ho capito, il protocollo di quello un po' emaciato, palliduccio della Fabian Society, Speranza, era tutto cannato. Come fa a essere stato assolto dopo che il signore è stato curato con il cortisone? Quando diversi medici lo dicevano. No, non sentiamo. Non abbiamo sentito niente, Alberto. Io non so perché questo cellulare non funzioni. Lei deve togliere il viva voce e noi riusciamo a capire, perché non abbiamo sentito, solo che Speranza ha fatto un protocollo cannato, l'ha definito così. Sì, ma non, ma dopodiché non... perché, per come, per quando, no. Esatto. Va bene, pronto, chi parla? Allora, mi sentite adesso? Non lo so, perché sembra che sia in una bolla d'aria. Allora, ho detto che da quanto ho capito, da quello che ha detto il dottore, è stato curato non come quello un po' emaciato, spalliduccio, se lo ricorda, il ministro della salute, quello della Fabian Society, Speranza, che curava la gente con tachipirina e vigile attesa. Il dottore è stato curato con i protocolli del cortisone.
che già diversi medici nel 2020 lo portavano avanti. Stranamente è stato assolto a Bergamo. Grazie. Infatti, allora, la responsabilità non è di Speranza, la responsabilità è dei cinesi che non ci hanno dato nessuna informazione sulle terapie adeguate. Poi, dal punto di vista evolutivo, il protocollo col cortisone è stato confermato, diciamo, ormai da un anno e mezzo, quindi cortisone, ma soprattutto calceparina. Io che sono pneumologo, ho vissuto nel 68 la famosa epidemia di Hong Kong. Lì si moriva di polmoniti batteriche. Questa invece è una polmonite infiammatoria, e la cura polmonite infiammatoria è con la calceparina che evita le trombosi e il cortisone che blocca l'infiammazione. Questo è tutto. Se ci avessero dato un adeguato protocollo terapeutico, sicuramente avremmo avuto molto meno morti. Chiaro. Allora, vado in pubblicità e ripartiamo da qui. Signora Giorgini, la vedo scossa. L'auto mi ha abbandonata, però ne ho appena vista una nuova, tutta elettrica. È scoccata la scintilla. Me ne sono letteralmente innamorata. È compatta, ha un bel design ed è green. È perfetta per lei. Ma come faccio? Vada da Compass. Un prestito. Dovrò andare a piedi per un po'. Un giorno. Da Compass per un prestito basta un giorno. Più prestito di così. Vieni in filiale. Da Compass per un prestito basta un giorno. Signora Giorgini, dove sta ricaricando la sua auto elettrica? Non puoi vivere senza QSOS? Lo sogni anche di notte? Ti svegli e ci pensi? Hai vere crisi di astinenza? Ecco la soluzione. Vai sul nostro sito, clicca e ci puoi vedere. Oppure vai su YouTube, cerca QSOS e iscriviti al canale. Quando la TV non ti basta, accendi il web. Eccoci qua, ben ritrovati con il professor Enzo Soraesi, dicevamo pneumologo, stiamo parlando del ruolo del mitocondrio, dicevamo anche l'importanza di capire le differenze tra le persone sulla base proprio di quale mitocondrio abbiano. È una cosa molto affascinante perché un po' rientra, ecco, nel corredo genetico, ci viene da dire. Infatti, dovrebbe questa essere è un così. Po' la novità su cui mi sto appassionando. Perché evidentemente, allora, perché su 100 persone che fanno il Covid una diventa un long Covid? Qual è il movente? Nell'esame del mitostress abbiamo fatto qualche esame su pazienti con long Covid e abbiamo visto che il mitocondrio non è adeguato. Io ho un amico carissimo che è un famoso criminologo, non faccio il nome, e lui ha fatto il Covid ed è rimasto stanco, astenico, perdita di concentrazione, per il suo lavoro poi fondamentale la concentrazione. E evidentemente lui ha una situazione mitocondriale critica. Sono riuscito a inserirlo il giorno 17 luglio, farà questo esame di mitostress. Se da lì emerge che il suo mitocondrio non è adeguato, questo è. Non è che io glielo posso sistemare, ma almeno so che ci sono delle persone che hanno un mitocondrio critico che vanno seguite in maniera diversa. Invece, se uno così va in pronto soccorso, gli danno gli antidepressivi. Perché non capiscono perché questo ha i dolori, chiaro? Quindi è un momento molto delicato della medicina e io sono felice a quest'età di poter aiutare della gente che non viene presa in considerazione da nessuno. Questi floxati non vengono presi in considerazione da nessuno. Quindi il mio programma dopo questa trasmissione è una campagna stampa che dia ai medici la competenza, la cultura dell'attenzione all'uso dei chinolonici. In teoria sarebbero antibiotici da abolire, perché io non posso sapere prima se quello a cui lo prescrivo paga danno. Non lo posso sapere. Ecco, oppure È venuta da me una dall'Armenia, 9 anni, che ha danni di neuropatie, dolori dappertutto. L'altro giorno mi è arrivata una telefonata da Catania, la madre disperata. Il figlio per una cistite gli ha dato il ciproxin, invalido. Ma sono già critici prima, quindi è come se si aprisse un'area della medicina ancora tutta da esplorare, da definire, ma da definire alla nascita. Ecco, no, sarebbe opportuno, come succede per alcuni farmaci, che c'è chi li può prendere e chi non li può prendere. Ma quindi riuscire ad arrivare a quel punto. Come antibiotici, parliamo solo dei chinoloni. Certo, le allergie sono note, l'allergia all'augmentin, siccome c'è dentro l'acido clavulanico, può avere più potenzialità, però mentre tutti gli altri antibiotici si possono usare tranquillamente, i chinolonici vanno usati dove già sono stati usati. Se ho la fortuna di avere davanti uno che l'ha preso, se lo ricorda e sta bene, glielo scrivo. Se no, in prima battuta, scrivere un giovane, mai. A un vecchio men che vedo. Io avevo un signore di 94 anni che adoravo, una persona deliziosa, che a 94 anni andava ancora tutti i giorni a lavorare nella sua acciaieria.
per una cistite gli ha dato il Ciproxid 500, due compresse al giorno per due settimane. In terza giornata, rottura dei due tendini di Achille, confusione mentale. Perché nel vecchio si sa che il mitocondrio non è reattivo, adeguato, è vecchio, ma se fate attività fisica il mitocondrio torna giovane. Ecco perché è importante l'attività fisica. Se io vado a giocare a golf, faccio 18 buche una volta a settimana, i miei mitocondri sono felici, si moltiplicano, ma sono felici anche se io sono stressato, perché loro producono le mitochine, che sono citochine antistress. Quindi sono batteri che ci vogliono bene. Ma perché ci vogliono bene? Perché loro sanno come si sta al mondo. Quindi se loro sono in una cellula infiammata, loro cambiano metabolismo e quindi fregano la cellula, perché loro non vogliono morire. Essendo qui da 4 miliardi di anni, sanno benissimo come si sta al mondo, chiaro. Quindi se noi facciamo stare bene i batteri, stiamo bene noi, perché noi siamo arrivati quindi l'altro ieri, mentre i batteri sono qui da miliardi di anni, chiaro? Allora, quindi diciamo che l'abbiamo ribadito, dipende da come siamo nati, no? Certo. Quali mitocondri abbiamo, come riescono a reagire alle difficoltà e dobbiamo anche un po' aiutarli, nel senso che ci sono delle modalità che possa essere una sana attività sportiva. Non stiamo dicendo di andare a fare il salto a lungo, basta una camminata veloce una tre volte a settimana. Cioè, questi qui li hanno messi in pedana 40 minuti a volta a settimana e hanno già avuto dei risultati. È andato uguale a quello dei giovani, più incredibile di così. In più l'alimentazione, ricordiamoci che al di là delle scelte diciamo personali e insomma rispettabilissime, però noi teoricamente, diceva il professore, nasciamo onnivori, certo. Quindi abbiamo bisogno anche di apporto di carne selezionata, no? Sì. Diceva due volte a settimana carne di vitellone, certo. Perché no? Certo. Dopodiché poche farine raffinate. Pochissime e soprattutto farine ricordate via gli zuccheri. Via gli zuccheri aumentano e facilitano vino, l'artrosi. Anche il vino è zucchero. Io ho 5.7 di glicata. Se io abolissi il vino la sera scenderei a 5.5, però siccome sono conviviale, mi piace uscire a cena, mi piace bere e mi tengo questo piacere. Due bicchieri di vino rosso va benissimo. È zucchero, ma è uno zucchero non aggressivo, chiaro, in un contenuto in cui ho abbattuto gli zuccheri e sono passato. Tutto il resto dell'alimentazione. Certo, parliamo ai giovani, anche ai bambini, no? Noi le merende le facevamo con pane e pomodoro. Ma io, figlio di una calabrese, ho mangiato pasta asciutta tutta la vita. Cosa mi ha salvato? Lo sport. Io scrivendo mitocondri mon amour ho capito perché facendo sport tutta la vita mi sono salvato. Però professore, sa che cosa succede? Io a volte mi sembra che non so che cosa dar da mangiare, nel senso che è la pasta tutti i giorni, sarebbe meglio di no, e la carne abbiamo detto di no una volta. Beh, si fa il pesce, tutte le verdure okay. Tutte le proteine nobili e nobili, legumi, pesce, frutta, uova, prosciutto crudo, cioè tutto ciò che è abbastanza naturale. Prosciutto cotto è già più elaborato, prosciutto crudo, prosciutto molto buono, nutre ed è proteina bella solida. Quindi dal punto di vista alimentare, se noi siamo onnivori possiamo costruirci un'alimentazione con pochi carboidrati non raffinati, tutte le verdure. Io ho ridotto anche la frutta, io ero un grande mangiatore di frutta e la frutta è zucchero. Due al giorno massimo. Io ho ridotto proprio la frutta, mangiavo l'ho ridotta perché allora fruttosio io fruttosio. Allora io ho scoperto una steatosi epatica in una che mangiava solo mele, ho capito tutto. Fruttosio ha caricato il fegato, quindi steatosi epatica in una anoressica che mangiava solo mele. Sembra una contraddizione, in realtà è una realtà biologica che avviene proprio per il fruttosio. Il fruttosio è zucchero. E quindi io, che ero un grande mangiatore di frutta, ho ridotto. Ma vi dico, tutto questo io l'ho fatto a 73 anni. Colpo di fortuna, però ho sempre fatto sport. Io lavoravo in ospedale, facevo studio, alla sera come Fantozzi, due volte a settimana, tennis, che vuol dire correre. Il tennis è uno sport sistemico, è lo sport della longevità. Io faccio vedere nei convegni l'attacco di un mio amico tennista, fumatore, che aveva un enfisema polmonare drammatico. Quindi se io vedo quei polmoni lì, dico, questo qui non respira. No, lui giocando a tennis aveva ossigeno, perché con i muscoli respiratori muove il polmone. Quindi il segreto anche dell'insufficienza respiratoria è l'attività fisica. Poi noi lo ribadiamo, non fumate, perché qualsiasi medico è venuto in questi studi ha consigliato sempre che tutte le patologie sono alimentate. Ma soprattutto con questa longevità il fumo è drammatico, perché il fumo nel longevo porta all'ossigeno. Io l'altro giorno è arrivata una signora che riteneva di star bene, aveva smesso di fumare da pochi mesi, 78 anni, l'ho misurato la saturazione dell'ossigeno a riposo, era bassa, l'ho fatta camminare 10 metri e è caduta e stava partendo per la Grecia. L'ho fatto comprare il concentratore di ossigeno, ma andata in Grecia con l'ossigeno.
E un attimo, in studio l'ho fatta cambinare proprio dal mio 20 metri, in 20 metri è scesa da 90 a 86 e quindi? Insufficienza. Certo. Pronto, chi parla? Pronto. Buongiorno. Pronto? Sì, la sentiamo, come si chiama? Giuseppe. Giuseppe, ci dica. Così, io mi riaggancio all'uso di chinolonici. Sì. E all'attività fisica. Attività fisica. Ho fatto il medico fino a 10 anni fa e mi riferisco al foglietto illustrativo dell'uso dei chinolonici che leggevo 10 anni fa. Mi davano la possibilità di tendinopatie. Io usavo questa precauzione quando dovevo usarli, dicevo di sospendere l'attività fisica, se facevano ginnastica, se facevano palestra, quando dovevo usare dei chinolonici. Grazie. Sì, è un'interessante osservazione. Il problema è che se tu però i chinolonici dai a questi pazienti che hanno un mitocondrio critico, e il mitocondrio paga danno e non lo puoi sapere prima, e questa è un po' la novità che quindi mi è... al di là di quella prevenzione che quindi utilizzava, quindi è giusta la prevenzione generica di non fare attività fisica. Aspetta che vola il microfono, dica pure. Cioè, è giusto il concetto di limitare l'attività fisica pigliando i chinolonici, perché i chinolonici possono dare una generica sofferenza mitocondriale, ma non lo sappiamo. In realtà la danno a coloro che hanno una mitocondriopatia diversa, è quello che stiamo tentando di mettere a fuoco, che è importantissimo, e come medico me lo insegno, lo puoi capire. Allora, quindi intanto mentre si sta studiando, come sta facendo lei professore, la salute, no, dei mitocondri, e spesso collegata anche a questo senso di stanchezza, queste diciamo fibromialgie, questo malessere generale che a volte ci rende insomma incapaci di fare una vita normale, no, sempre stanchi, quando si dice, ma questo indipendentemente dall'età, giusto? Indipendentemente dall'età, certo. Perché insomma si può essere anche giovani stanchi. Esatto. Quindi questo è molto interessante, dicevamo, c'è un capitolo a parte, noi, i nostri telespettatori lo sanno perché di microbiota ne parliamo spesso con il professor Colombo, poi le dirò insomma chi, perché appunto ha sempre detto quanto sia importante avere un microbiota sano. Non è semplice avere un microbiota sano, sembra, ci sono anche periodi di forte stress per cui cambia qualcosa, un periodo di alimentazione scorretta cambia qualcosa. Una patologia, l'utilizzo anche degli antibiotici stessi vanno ad alterare questo microbiota. Certo. Allora, il microbiota intanto è stato scoperto da questa ricercatrice, una pediatra, che si era accorta che nel suo comprensorio in Svizzera i bambini che giocavano con la cacca delle vacche e con lo sterco dei cavalli si ammalavano meno di asma e di allergie. Quindi la contaminazione precoce portava a una costruzione del microbiota che lei ha messo a fuoco con un genetista poi americano. Quindi sostanzialmente, come vi dicevo, questo microbiota è fatto di batteri. A tutt'oggi l'esame del microbiota lo si può fare. Sì. Io nel mio ultimo libro, Come nel giovanile invecchiando, c'è un capitolo del professor Francesco Di Piero, che è il più grosso esperto a mio avviso europeo di microbiota, e lui proprio a fare un esame, voi entrate su internet, cliccate My Microbiota, chiedete l'esame, vi arriva il sacchetto delle feci, mandate le feci, dopo 3 settimane vi arriva un dossier perfetto in cui lui vi dà consulenza, e a tutt'oggi calcolate che il microbiota è stato identificato al 70%, quindi ancora un 30% di batteri non si sa come funzionano, e ogni batterio ha un suo perché, e il microbiota e il mitocondrio si parlano, quindi importante, cioè, sostanzialmente che cosa sta emergendo in medicina? Che noi dobbiamo far star bene i batteri. Perché ci difendono, no? Sono quelli che ci permettono di vivere. Ci danno la salute. Noi siamo sostanzialmente una materia costruita per un meccanismo energetico. In questa materia ci sono i batteri dentro di noi, e quindi questi batteri sono quelli che ci tengono in salute o ci danno la malattia. Andiamo in pubblicità e torniamo. Ma che fa? Parla da solo. Lavoro, mi sono messo in proprio. Proprio qui. Dovrei ristrutturare casa per fare l'ufficio, ma è un grande passo. Ne faccia 2 di passi e vada da Compass. Da Compass per un prestito basta un giorno. Più prestito di così. Vieni in filiale. Da Compass per un prestito basta un giorno. Voi non sapete fare le indagini. No, dalla parcella, i soldi. Va bene. Allora vada a quel paese. Storiamente sul caso di Cogni. Tu sei la trasmissione più seguita
di tutte le carceri italiane. Già, l'abbaglio del mio pappagallo. È una libidine che sale ancora di più. Sì, può capire che sesso fai tu. Lui la frusta e a lei non piace. E lì probabilmente è successo qualcosa che non doveva succedere. Adesso. Eccoci qua, sì, poi esattamente. Mi dai il contatto. Certo. Allora, io vado a prendere una telefonata. Chi parla? Buongiorno. Sì, buongiorno, sempre Alberto. Vorrei chiedere una cosa al dottore sulle carni sintetiche, no? Che carni sintetiche. Carni sintetiche. Hanno avuto l'approvazione negli Stati Uniti, un altro crimine, no? Che vogliono attuare questi. Mi sembra che siano, finanziate da Bill Gates, un grande filantropo. Cosa ne pensa di questo nuovo crimine delle carni sintetiche? Va bene, Alberto, può dire la stessa cosa senza usare questi termini scioccanti. Comunque, prego, professore. Allora, i primi sono stati gli israeliani. In Israele proprio c'è già un posto dove uno va e si mangia un hamburger sintetico. Lo fanno al momento. E quindi dal punto di vista teorico, queste carni prodotte a livello sintetico hanno biologicamente una serie di situazioni, diciamo, nutrizionali perfette, quindi non sono assolutamente da criminalizzare. Cioè, il crimine che lei ritiene può essere un crimine di tipo economico, etico. È diverso, ma da un punto di vista invece alimentare, tutte queste cose che emergono, come tutti gli insetti sono proteine pure, no? Quindi quando mangeremo un hamburger fatta di grilli, mangeremo un hamburger fatta di grilli, che sono da tutti gli effetti proteici. Quindi dal punto di vista nutrizionale sono tutte sostanze fortemente ottimizzate sul piano nutrizionale. Poi che il crimine sia su un piano alimentare, su un piano economico, tutto un altro discorso. Ma anche culturale, professore. Ragazzi, noi stiamo evolvendo, quindi... E il cibo sta finendo, esatto, tra l'altro. Esatto, parliamone, quindi perché gli animali andrebbero rispettati, gli animalisti andrebbero rispettati. E non le colture, esatto, gli allevamenti, quindi, appunto, è molto intensivi. Più criminale mettere i polli nel pollaio a 2000 galline in 3 metri e quadri. E a volte anche, no? Un po' pompati di antibiotici. Esatto. Perché altrimenti si potrebbero ammalare, si ammala uno, si ammalano, esatto, tutti. Infatti. Quindi insomma sono anche dei ragionamenti che noi non vogliamo sentire, ma che è normale che si facciano. Pronto, chi parla? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì, come si chiama? Salve, buongiorno, mi chiamo Caterina. Senta, io innanzitutto ringrazio il professore per la splendida esposizione che sta facendo. È vero. È chiarissimo e offre tanti spunti interessanti. Io volevo chiedere, i soggetti danneggiati dai fluorochinoloni, purtroppo ne ho esperienza diretta con una persona a me molto cara, visto, hanno possibilità di riprenderci o sono danni permanenti? Questa è una domanda importantissima, signora, la ringrazio perché è proprio la cosa su cui mi sto applicando. Allora, ricevendo mail ormai da tutta Italia da 5 anni, mi sto rendendo conto di tante potenzialità che sono spesso di una guarigione spontanea. Quindi la cosa che più mi preoccupa è la neuropatia, proprio perché la neuropatia è un danno dell'assone. L'assone è il nervo di uscita dal neurone che va poi verso il muscolo e non è mielinizzato, e lui paga un danno e dà questa sofferenza. E allora sulla neuropatia sono andato apposta proprio al policlinico, dove ho questo caro amico neurologo, a chiedergli aiuto farmacologico. Ma il mio obiettivo va oltre la farmacologia e sono stato contattato da questo ingegner Conti, che ha brevettato una macchina che è una risonanza magnetica domiciliare, quindi affascinante, iniziamo nella medicina quantistica, e la mia speranza è che questa macchina possa migliorare la neuropatia. La sto già provando su un paio di fluoxati. Proprio ieri ho ricevuto la mail di una ragazza che mi diceva: guardi, 2 settimane di macchina sto meglio, il dolore alle cosce mi è passato, purtroppo ancora molta confusione mentale. E qui torniamo all'altro mio dubbio, cioè questo mitocondrio che io nutro lo assumo o no il coenzima Q12? Perché ho avuto dei casi in cui dosaggio il coenzima Q12 basso, gli do il coenzima Q12, uso quello liposomiale, perché spesso il coenzima Q12 non viene assorbito pochissimo, quindi importante il carrier che trasporta, importante è il liposomiale che viene assorbito bene. Sostanzialmente quello che ho notato è che questo qui, nonostante avesse assunto un coenzima Q10 liposomiale, il dosaggio era sempre basso, quindi in qualche caso il mitocondrio non viene nutrito. Ma dove viene nutrito? Però la neuropatia rimane.
Allora, è quello il danno permanente su cui la signora si preoccupa, però ho visto delle guarigioni spontanee. Un ragazzo, molti si sono auto, cioè la bellezza di questo gruppo, che è un gruppo di autoaiuto con due amministratori, e io ho intervistato il primo amministratore, non faccio il nome, lui gli ha dato a 46 anni, un bellissimo uomo, gli danno il Ciproxin 500 per 10 giorni per una cistite, in carrozzella dopo due settimane, in carrozzella andare in giro dai neurologi che gli dicevano lei deve separarsi. A questi punti si apre dall'assurdo, chiaro, perché non si conosce. Per questo vi ringrazio te a Lombardia, perché stiamo divulgando questo problema, perché è un problema non noto. Pensate, chiedo all'Odice che vada in Africa, cosa ne sappiamo di cosa succede? Chiaro, perché sono usati in tutto il mondo. Quindi è importante mettere a fuoco questa osservazione, è importante piano piano tutti assieme vedere dove si può migliorare. Quindi ecco, se la risonanza magnetica può essere in prospettiva un percorso di recupero, diventerà, nella prossima trasmissione, fra 3-4 mesi vengo qui e vediamo a che punto siamo. Certo, okay? Allora noi chiaramente per dovere di cronaca dobbiamo dire che le case farmaceutiche che producono questo farmaco, certo, possono intervenire, dire la loro. Ma io non penso che ormai, vedete, è sdoganato, da un punto di vista, economico, gli antibiotici non interessano più a nessuno. Tant'è vero che non si trova più neanche la moxicillina, è scomparsa, certo, perché costa niente. Ma io che mi occupavo di asma, avevo un bellissimo prodotto che era la minofillina, scomparsa, perché dove costa poco non c'è interesse industriale, ormai tutta l'industria è sulla biologia. Cioè calcolate che per curare un melanoma un anno il costo di una terapia del melanoma mensile è di 12.000 euro al mese, che viene passato dalla ASL, chiaro. Quindi ormai è lì che si punta tutta la farmacologia, perché è la terapia biologica. Pronto, chi parla? Buongiorno. Senta, no, niente, volevo parlare con il medico. Sì, dica signora, l'ascolto. Però appunto mio marito soffre del parchinsismo, mi pare. Parchinsismo, Parkinson. Sarebbe dalla famiglia del Parkinson. E voleva così, visto che nessuno riesce mai a capire bene cosa si può fare, perché lui ha disturbi di... non è l'equilibrio, ecco. Abbiamo fatto anche degli esercizi tramite un medico, un fisiatra. E niente, è dato così che lui è così un po', c'ha la testa, e voleva così dire due parole al medico. Sì, dica signora, vuole passarcelo? No. Sì, cioè parlo io. No, se no lei dice, può darci qualche consiglio per chi soffre di Parkinson? Sì, ecco, sì, perché non è proprio Parkinson, loro hanno detto che cosa c'ha Massimo, gli occhi? Come occhi vitrei, cioè che loro dagli occhi hanno capito che ha questo parkinsonismo, che si chiama parkinsonismo. Ha già capito, ecco, vedi. Grazie signora. Se voleva sapere qualcosa, perché lui diventa matto che si sente la testa che frulla, però ragiona, fortunatamente cammina tanto, perché lo faccio camminare, però questo equilibrio, anche se io non gli sto dietro, parecchie volte mi è accaduto, ecco, volevo sapere un po' qualcosa. Beh, ci sono dei centri, io appoggio molto in queste situazioni dei centri di neuroriabilitazione, sono dei centri, al centro diagnostico ce l'ha, dove suo marito può andare a fare dei percorsi di neuroriabilitazione periodica e continuare a farli, e questo gli dà più sicurezza. Un mio amico che continuava a cadere ha fatto per un anno neuroriabilitazione, ha cambiato vita, perché si acquista sicurezza e il feedback diventa positivo, da negativo diventa positivo. Quindi lavorare sul movimento, lo faccia camminare, lo faccia anche ballare. Il Parkinson, dalle terapie col ballo sono diventate importantissime proprio del Parkinson, ma in questo caso una neuroriabilitazione ambiente specialistico gli dà più sicurezza. Grazie. Allora, professore, vuole aggiungere qualcosa? Abbiamo trattato insomma tanti temi molto abbiamo toccato tanti temi. Io ribadisco questo tema dei danneggiati da chidolone. Ringrazio te Lombardia per avermi accolto e aver aperto questa prospettiva di aiuto. Mi auguro col mito stress di andare lontano e poter in prospettiva arrivare a identificare nel neonato la criticità di un mitocondrio, cosa che non rientra in malattia genetica, ma rientra in qualche cosa che va definito. A livello alimentare, professore, la disturbo per l'ultimissima domanda. Quali sono gli alimenti che lei diceva prima, il formaggio di capra? Allora, il formaggio di capra dentro l'idrossibutirato di sodio che nutre il proprio mitocondrio. Ecco, qualche altro consiglio? Ma allora, vi ho già detto, la carne di vitellone è fondamentale, tutti i legumi sono ottimi per il mitocondrio. Sapete, vedete, il mitocondrio in realtà è come se noi avessimo un motore ibrido, quindi quando noi mangiamo zuccheri, riduciamo la cellula che elabora il cibo, lo dà ai
mitocondri. Quando mangiamo proteine e grassi, i miliardi di mitocondri sono felici. Tant'è vero che la dieta chetogenica che io propongo per brevi periodi in mani sicure, cioè una brevissima endocrinologa, diabetologa che segue i miei pazienti obesi, è l'obeso brucia grassi rapidamente perché i mitocondri, i miliardi di mitocondri mangiano il grasso. Quindi se io do proteine e grassi, i mitocondri mangiano solo quello. Quindi ho lucidità, potenza energetica e brucio i miei grassi. Meglio di così? Però, quindi anche i grassi servono? I grassi servono, ma il grasso bruno, non il grasso bianco. Il grasso bianco piano piano va, ma tradotto in grasso bruno. Quindi attività fisica, alimentazione adeguata e, come vi dicevo, la sintesi, controllo dello stress. Scusi, hai il grasso bianco e il grasso bruno. Il grasso bianco, il burro, per esempio, non lo so, non c'entra nulla? No. Che cosa si intende per bruno? Bruno è un grasso operativo, un grasso positivo, quindi è diverso dal grasso bianco. Il grasso bianco è un grasso inerte che produce infiammazione, il grasso bruno invece non produce infiammazione. Ovviamente ho fatto domande che probabilmente si potrebbero fare anche da casa, perché è chiaro, sono termini specifici. Grazie al professor Enzo Soresi, pneumologo, buon lavoro e complimenti insomma per la sua ricerca, perché è sempre affascinante l'idea di scoprire sempre qualcosa che possa aiutare l'umanità. Questo è l'obiettivo.